Tutto ebbe inizio in quell'istante in cui la vita perse i suoi colori. Mi affaccio alla finestra e vedo la natura fare il suo corso, in assenza di vita. Osservo le case, le strade vuote, e all'improvviso vedo uscire del fumo dai camini. Allora mi chiedo, la vita esiste, non sono sola. C'è qualcuno come me che è immerso nella più grande riflessione e magari sta provando a capire quanto siamo importanti gli uni per gli altri. Osserviamo il mondo mentre si muove imperterrito. Noi, quasi privi di una forza di gravità, ci sentiamo sospesi come volatili in un cielo scuro. Sento ancora il respiro, non ci rinuncio. Sento che posso esistere e non interrompere quello che ho iniziato. Provo a sentire il rumore dei pochi passi sull'asfalto lucido e poi silenzio. Io invece sorrido e mi convinco che il tramonto è sempre più vicino e che dietro questa nube deve esistere quella luce reale che trapassa la pelle. I suoni dei bambini che giocano nelle case, le mamme affacciate alla finestra che aspettano di incrociare qualche sguardo. Io aspetto qui, così mi ha detto mamma. Anche io voglio giocare con i miei amici, anche loro mi aspettano. Ci sentiamo inermi di fronte a questo mostro invisibile, qualcosa di codardo che prima ci colpisce e poi si rifugia da qualche altra parte. Io ho capito che mentre il nemico non si vuol far vedere, tutti siamo coesi a smascherarlo, ad evitarlo, come non vedenti in un labirinto. Lui si sente intelligente, si nutre di noi e prolifera. Una lotta tra il bene e il male, tra una spada trasparente e carne viva. Ti toglie il respiro e se ne va. Ho capito che l'unica risposta rimane la salvezza emotiva, la capacità di tornare bambini e lasciare che dopo il primo pianto si torni a ridere, come se non fosse accaduto nulla. Io fra poco voglio disegnare un cielo blu con tutti che corriamo velocemente verso il sole. Siamo plasmabili come argilla, manovrabili in tutte le forme. E poi arriva qualcuno che decide di farci essiccare al sole per bloccarci. Ma poi arriva la pioggia e siamo di nuovo liberi. Fuggi pure, ma noi ti aspettiamo. Ci prenderemo e smaschereremo il tuo complice. Lo chiamano coronavirus. Ora tutti lo conosciamo, lo temiamo. Ma spesso temiamo qualcosa dietro cui si nasconde il vero mostro. Chissà. Ora siamo noi, nella posizione che vogliamo. Non più pedine di un sistema, ma guerrieri delle nostre vite. Siamo qui perché esistiamo. Possiamo rendere la nostra voce eterna. Il mondo là fuori ci sta chiedendo di farlo. E noi lo ascoltiamo. Ecco il treno che viaggia sempre più veloce. Siamo noi passeggeri. Prossima fermata? Non lo so. Ma di sicuro scenderemo tutti insieme e questa volta saremo capaci di chiudere gli occhi, amarci senza conoscerci e conoscerci dopo esserci amati. Ricordo il caos, la natura e i silenzi intervallati da grandi respiri. Ora torniamo a viaggiare, la vita ci attende, io ci sono e non credo di essere solo. Io ci sono! 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 Io ci sono!